Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Elemental, nuovo film Disney e Pixar che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 21 giugno. Ovviamente, come tutti i film Disney e Pixar, è una favola magica, una storia di amicizia e di amore, una sorta di rivisitazione della storia di Romeo e Giulietta tra fuoco e acqua. Ovviamente, come tutti i film Disney e Pixar, ovviamente, sono contraddistinti da un bellissimo doppiaggio, il direttore del doppiaggio, il mitico Massimiliano Manfredi. E la supervisione artistica, ovviamente grande partita, e la supervisione artistica di Disney e di Lavinia Ferro. Bene, ovviamente adesso avete visto qua con me ci sono il regista del film Peterson, e poi il cast italiano del film con Valentina Romani, Stefano De Martino, Sera Ignaz e Mattia Mr. Rain, che interpreta e anche da caro il bellissimo brano del film Per sempre ci sarò. Molto personale, è un film che racconta in parte anche la tua vita, la vita della tua famiglia, indubbiamente tutte le problematiche di riscatto che vengono raccontate anche nel film sono sicuramente una realtà ovviamente di vita vissuta che hai avuto tu a New York. Ti vorrei chiedere appunto come mai adesso, non prima, hai pensato di raccontare questa storia. This all started 7 years ago at an event in New York. I got invited to this ceremony to celebrate the arts in the Bronx, where I was born, and I invited my parents there. And when I got up on stage to make this speech, I saw like this, I saw my mother, my father, and my brother and his sister there, but it was this really diverse crowd. And I saw the age of my parents and they were very emotional. And I started crying on stage and I said, thank you, mom and dad, for all the sacrifices that you made. It was very emotional. And they came here to New York with no money and didn't understand the language, and they made a life for my brother and I. And I brought that back to Pixar. And when I thanked them, someone in the crowd said, you better thank your parents! And I was like, yes, yes, and then I went back to Pixar. I told my friends, they all asked, what were you doing in New York? And I said, I told them the story I told you guys, and they said, Peter, that's your next movie you have to do. And that's what started all this, and that's why it's now that I'm telling that story. Solo per chiudere questo aspetto, allora abbiamo visto il film e sono curioso di chiederti, tuo padre ha accettato che facessi l'allumatore o ti voleva avvocato? Non lo so. Yes, only when he found out the salary. Sì, ma solo quando ha scoperto quando prendevo di stipendio. Perfetto, grazie mille Peter. Ovviamente prima si parlava di cose nerd, non vogliamo annoiarvi, però si parlava di cose nerd, ovviamente molti animatori Pixar sono nerd, io sono nerd ovviamente in primis. Io sto notando questa grande somiglianza con Russell di Up. E tu sai che io colleziono statue, action figures, potresti finire sulla mia mensola. Lo sai? That's very nice, thank you. Okay, so you're not afraid, you can, you know, be on my show. I am not afraid, but just so you know, when that started, they were making fun of me. We were in the room drawing each other, and my friend drew me as a giant thumb with a hat, and that became the character, so I'm always insulted by it, but I love it. Insulted love, same thing. Pelliocce, is that what I'm talking about? Pollice. Pollice, okay. Pollice, yeah. Pollicione is a big thumb. Okay, pollicione. Ok, ragazzi, scusate il momento nerd, proprio volevo condividere un attimo questa cosa con voi, insomma, con il pubblico, perché ovviamente sono quei retroscena che non interessano tanto. Adesso arriviamo a noi, arriviamo al nostro cast, ai nostri attori italiani, voci italiane di questo bellissimo viaggio Disney-Pixar. Allora, Valentina, senti, tu sei giovanissima. Vorrei sapere da quali sono, innanzitutto, se ce li hai quei film Disney-Pixar o anche Disney o Pixar preferiti e come ci si sente a doppiare un personaggio magico della Pixar. Allora, è stata la parola giusta, assolutamente, è stato veramente un viaggio magico, nel senso che è un, si può dire, un sogno che si realizza. Sono cresciuta con Disney e Pixar, tra i miei preferiti Toy Story, ma ce ne sono tantissimi. Questo personaggio in particolare
L'ho sentito molto mio, io dico sempre scherzando, ho il fuoco nei capelli perché uso i capelli ramati, quindi mi sembrava proprio un incastro di cose perfette, di cose giuste, al momento giusto, ed è stato appunto magico, perché è stata per me un'esperienza assolutamente nuova, diversa dal lavoro che faccio di solito e che mi ha emozionato davvero tanto, e sono molto felice e soddisfatta anche del lavoro che abbiamo fatto, e questo, cioè, è una cosa che mi rimarrà per sempre, veramente è bellissimo, cioè, grazie anzi. E film che con i quali sei cresciuta? Beh, sì, Toy Story, dicevo, Toy Story è sicuramente stato uno dei film con cui sono cresciuta, ovviamente Le Principesse da Cenerentola, Biancaneve, la Disney ha sempre fatto parte della mia vita, e quindi è questo sicuramente, e l'Imanta adesso mi accompagnerà per un bel po' di tempo. Grazie mille, grazie a te. Stefano, allora, io voglio farti i complimenti. Grazie, prego. Vedendo il film hai fatto un grandissimo lavoro di voce, grandissimo lavoro, grandissimo lavoro di interpretazione, tant'è che a un certo punto ho pensato, ma è lui o hanno utilizzato l'intelligenza artificiale? Ci hai aiutato tantissimo a parlare così tutto il tempo. Però è tutto merito, in grado il direttore di doppiaggio, prima abbiamo nominato Massimiliano Manfredi, che vabbè, Valentina fa l'attrice, io faccio la televisione, quindi non sono famoso per avere una voce, insomma, così come l'avete sentita, però mi ha aiutato tantissimo, mi ha insegnato ad usarla, e quindi io all'inizio dei turni di doppiaggio facevo un po' più di fatica, poi alla fine della giornata mi rendevo conto che ero proprio impostato diversamente, che la mia voce aveva un altro suono, e quindi ne approfittavo per mandare gli audio su WhatsApp di lavoro. Sai che dovrebbe essere un po' più credibile? Allora all'esempio, quando finivo, prima di rientrare, mi metto lì e rispondevo, ciao, sì, ti volevo dire che per me va bene. Messaggi dal futuro, quindi oltre ovviamente un ricordo magico che mi porto nel cuore, ho fatto anche una bellissima figura al lavoro. Assolutamente, un buon divino, sono bravissimo, veramente. Invece, Sara, io non posso farmi no di aver notato, non so, forse non credo di essere stato l'unico, ed è un complimento ovviamente, tu sei identica fisicamente al personaggio, non so se l'ha visto prima Peter, non so se puoi chiedere anche qualcosa in più, non lo so, ma royalty su cose del genere, Disney, insomma, no, spiegare, Peter, non so se tu pensi la stessa cosa, Peter, spiegaci, non so se anche tu hai avuto modo di... Sì, mi piace. Vero? Ti sei rivista, cioè quando hai visto questa pensata, hai detto, cavolo, guarda a me, non so, l'hai pensato, l'ho detto davvero, sono curioso. Ah, certo, guarda come sono messa. Peter, pensi anche tu questa cosa? È veramente uguale, non so se l'hai vista, no? L'hai vista in qualche film, qualche sera, non so. Yeah, we have to do the live action version of Elemental with Sarah. It's very dangerous though, so she's got to sign some contracts to make sure that she doesn't burn too hot. Abbiamo deciso di realizzare la versione con attori in carne e ossa del film Elemental, con lei ovviamente protagonista, solo che dovremmo far firmare qualche contratto, perché bisogna stare attenti che non mandi a fuoco qualcosa. Assolutamente. Arriviamo, che poi do la parola, giuro. Mattia, Mr. Ray, ciao, ben trovato dopo i successi dei tuoi supereroi, siamo qui con altri supereroi, Disney e Pixar. Allora, ovviamente è un classico, no? La canzone italiana, i film Disney, ovviamente poi Disney, Pixar e poi Disney, Pixar, insomma tutte quante le combinazioni. Come ci si trova, come funziona l'adattamento, no? L'adattamento e quanto del tuo ci puoi mettere su un brano che ovviamente poi è già stato fatto e viene dall'America. Ma guarda, è stato un lavoro abbastanza semplice, perché io, essendo già fan Disney, Pixar, quindi per me è stato un enorme onore, sono altrettanto fan di Live, e quindi è stata una cosa molto semplice. Ho studiato un po' il testo, ho cercato di dargli una mia visione e mi sono divertito un sacco, è stato un lavoro di 2 giorni, molto breve, e anzi, e vi ringrazio per questa fantastica opportunità, perché è un sogno, quindi grazie. Complimenti, il brano è, ripeto, io lo stavo ancora fischiettando, quindi ti entra proprio, non so se qui ti era avuto modo di sentire la versione italiana. I did, it's beautiful, yeah, his voice is incredible.
Sì, grazie, è lui, è bellissima. È bellissima e la sua voce è veramente incredibile. Intanto volevo sapere qualcosa da Selma, perché non ha ancora parlato, insomma, del suo personaggio, del suo doppiaggio, ma soprattutto volevo chiedere a tutti, a chi mi vuole rispondere, diciamo che i temi del film sono tantissimi, ma soprattutto un mondo in cui acqua e fuoco possano, insomma, toccarsi, abbracciarsi, amarsi in senso metaforico, ovviamente penso che sia, potrebbe essere una cosa meravigliosa, quindi qualcosa su questi incontri apparentemente pericolosi che poi in realtà, quando invece si fanno con amore o con empatia, non lo sono per nulla pericolosi. Grazie. Allora vado. Anch'io sono cresciuta con Disney, non vi sembrerà vero, ma io sono cresciuta con Fantasia. Da bambina era il mio film preferito, ma lì evidentemente non si poteva vedere a casa, mi dovevano portare in sala e avrò dovuto vederlo almeno 5-6 volte. Quindi anche nei tempi miei c'era Disney. E devo dire che io adoro fare doppiaggio, mi capita raramente in Italia, ma ho già doppiato dei personaggi di animato in Turchia. Quando ho avuto questa proposta ero molto felice e l'ho fatto con grandissimo piacere. Anch'io vorrei aggiungere tutti i miei ringraziamenti a Massimiliano, che è un direttore di doppiaggio favoloso, ed è un piacere lavorare con lui, che ti sa guidare, portare, aiutare. E questo personaggio l'ho trovato così meraviglioso, però il resto del film non l'avevo visto. L'ho visto ieri e sono così felice di far parte di questo lavoro, veramente è un grande piacere e grande onore. Grazie. La seconda parte della domanda, se qualcuno vuole rispondermi. Io, va bene, io vado avanti visto che ho iniziato. Il film mi è piaciuto non solo per la bellezza di tutto questo grafico, colori meravigliosi, musica meravigliosa, la sua canzone, ma anche tutto il resto, ma anche ciò che ci racconta, che oggi ormai abbiamo tanti problemi a livello immigranti, invece loro sono migranti in quel paese. I migranti che non sono accettati, che devono lasciare un paese per via di condizioni climatiche o di guerre, tutto questo. Poi anche gli incompatibili, che finalmente quando c'è amore possono anche mettersi insieme. Trovo questo fatto in una maniera non didattica, ma bellissima. È bellissimo che sia, non voglio parlare di messaggio, perché il messaggio in un'opera d'arte mi dà proprio i peli dritti, quindi, ma quello che ci racconta in sé è così bello. Però è proprio questo movente romantico, secondo me, che dà grazie a questo progetto, appunto c'è un messaggio intrinseco che non diventa, come diceva giustamente lei, didattico, no? Insegna senza la pretesa di insegnare nulla, poi alla fine. Normalizza, secondo me, un argomento che forse è anche saturo in questo momento, no? Facciamo quasi troppa attenzione alle parole, abbiamo quasi sempre paura di sbagliare i termini sulle disuguaglianze, sulle differenze. Questo film lo fa in maniera naturale, che forse è l'unico tipo di approccio sano all'argomento delle differenze, e è stato bello farne parte. Io vorrei aggiungere che secondo me fa anche un po' da lente di ingrandimento per quanto riguarda i pregiudizi e quanto poi uno si perda più appresso alle scuse, appunto, dei pregiudizi, piuttosto che a viversi una cosa, no? L'incontro, la paura di toccarsi di Amber Wade risiede proprio qui, cioè a volte non avere pregiudizi, andare oltre e buttarsi nelle cose può veramente non solo renderci delle persone migliori, ma arricchirci.
Quindi anche per me devo dire che è difficile, sono d'accordo con quello che hanno detto loro e penso che sia questo poi la cosa più bella che è rimasta per me. Proprio il concetto del pregiudizio che dovremmo cercare di abbattere piano piano. Il film è nato dall'inizio come storia d'amore o scrivendo i personaggi vi siete resi conto che lo era mano a mano? Romance first. I had drawn a fire character. It looked nothing like the movie characters and I had put them in a boat over water and then I made this water character and immediately in the drawing there was a tension. And it reminded me of my relationship with my wife. I married someone that was half Italian and who wasn't Korean. My grandmother's dying words were, "Marry Korean!" And she passed away. And it affected my whole life and relationships. And when I did that first time at Pixar, I pitched to Disney this one question, what if fire fell in love with water? And so that's what started the idea of it. Cui dobbiamo concentrarci è e se il fuoco si innamorasse dell'acqua? Let me try that one more time. So it's esposa di coreano. Esposa di una coreana. Di una coreana, ok. E volevo chiedere a Peter, ho letto che per lui era importante che questi mondi, che i vari elementi fossero universali, però allo stesso tempo non fossero alieni, quindi volevo sapere quante culture ha unito in questi elementi, da quali culture ha tratto di più. E poi volevo chiedere a Sara, a Stefano e a Valentina quali sono gli aspetti dei loro personaggi che gli piacciono di più. Grazie. There were many cultures. I mean, there was some from my own culture growing up Korean, but then this was when I was drawing by myself. But once we got a story team together, a lot of culture started coming in between Indian, Mexican, European, all of these different stories started to connect to this first generation, second generation story. And but ultimately we were trying to make fire culture the loudest. You know, the language, for an example, the fire language, we were trying to make it sound like a fireplace, the pops and crackles. And so the language was all based off of, you know, all these fire noises versus a language that we would know. It was not to appropriate any one culture. It was trying to find gestures and traditions that we could incorporate that could feel universal, but make sure that it felt under the fire culture banner. Amber è un carattere, è tutta fuoco, nel senso non solo fuori ma anche dentro, è abbastanza esuberante, è molto divertente, a suo modo è molto molto sensibile. La cosa che più mi piace è che Amber è molto vera, ha paura a volte appunto, di dire la verità, perché lei vuole dire la verità, vuole assecondare quello che sente, e questa secondo me è una caratteristica che diciamo definisce un carattere molto autentico ed è la cosa più bella. Invece di Wade mi piace l'emotività. Cioè il fatto che sia un personaggio maschile atipico, no? Per un racconto soprattutto dei cartoni animati, siamo sempre abituati a vedere il principe, l'eroe, quello che in qualche modo deve dimostrare la sua forza attraverso imprese eroiche, preoccupandosi della sua principessa. Invece Wade è tutto il contrario, piange continuamente, non ha paura della sua emotività e anzi la mette al servizio poi di quella che è la sua missione, cioè conquistare Amber. E mi piace anche la sua ingenuità, perché in quel carattere proprio della personalità, secondo me c'è un po' il senso appunto dell'abbattere il pregiudizio. Wade è un po' bambino in questo, no? È molto ingenuo, non si crea il problema di toccare una fiamma. Quindi dice, è possibile, lo possiamo fare. Forse perché non ha ancora quelle esperienze, quindi non ha sovrastrutture, non ha paura. Un po' come i bambini. Quell'ingenuità, secondo me, poi è un po' la chiave emotiva del personaggio. E fa sì poi che si innamorino, perché grazie alla sua ingenuità, senza paura, con quell'incoscienza, ci provano, altrimenti non sarebbe mai successo.
Allora, Seater mi piace molto perché ha questo lato un po' veggente, perché è capace di riuscire a sentire l'amore nell'aria. Questo è meraviglioso. Poi è una grande mediatrice perché ha la misura giusta, riesce sempre di fare un po' di conciliazione tra il babbo, la figlia, e sorpresa che ci sia un ragazzo a cuore, ma malgrado tutto sa accettare, perché per lei l'amore è sopra tutto, e questo è meraviglioso. Una domanda per Mr. Rain. Ti voglio chiedere se nella tua carriera musicale i tuoi genitori ti hanno sempre supportato, la tua famiglia, per cosa li ringrazi, e qual è il tuo momento preferito? Grazie. Allora, mi hanno sempre appoggiato, sì, sono sempre stati i miei primi supporter, quindi li ringrazio ovviamente. Il mio elemento, allora, dovrei dire pioggia, comunque acqua, però in questi film mi sento forse più fuoco, che va meglio di sé con l'acqua. Ecco, scelgo questo liquido. Ci sono delle canzoni che hanno contribuito alla tua formazione della Disney, ascoltate nei film Disney, e se magari, come tanti tuoi colleghi, hai avuto anche la tentazione, non lo so, di iniziare la carriera da doppiatore, perché ormai se ne vedono tanti che debuttano così. Allora, per ora no, però in futuro magari sarebbe una cosa che mi piacerebbe sicuramente provare. Non ne ho una in particolare, io comunque sono un fan sfegatato di Disney, Pixar, quindi mi piace Toy Story, Up, Wall-E, tipo, cioè, io potrei fare una lista di almeno 30 film, e quindi appena mi è stato proposto ho accettato subito, perché era una delle cose che avrei voluto fare, quindi è stata una fantastica esperienza, e tutto qua, stupendo. Puoi parlarci del processo di animazione dei personaggi, dell'interazione tra animazione e reparto degli effetti speciali, che nel film sono meravigliosi, l'ho visto prima. Thank you. There at Pixar, there were no roads to make these type of characters. We're very used to making toys or cars or humans, and to have a character that's all an effect, there just wasn't a path. And so we had this long journey of bringing in new technology from Disney Research in Zurich, several artists trying to find the balance of this design. And when we first turned on the fire character, she looked like a demon from a Lord of the Rings movie. She was really scary looking. And then the whole game was about trying to control her fire. Which required new technology, but it was, you know, a three-year process working from the new technology and then handshaking with the animators. The average character at Pixar has about 5,000 controls, from bending fingers to blinking eyes. Ember had over 10,000 controls in her to try to make her feel like fire. Our goal was to make it not feel like a skeleton under there, but to make her feel like she was made of gas, and that was what the big challenge was. Cosa chiedere, una cosa proprio su questo argomento. John Lasseter, il maestro, insomma, disse, ha detto tante volte, che non è la tecnologia che fa i film, ma sono ovviamente gli animatori, le persone, no? Però devo essere onesto che da grande amante della tecnologia, ma la tecnologia, devo essere sincero, ma l'intelligenza artificiale anche sull'animazione sta facendo dei passi da gigante. Vorrei chiederti se secondo te questa affermazione di Lasseter ad oggi ha ancora un valore o meno, e se l'intelligenza artificiale un giorno da sola farà un film Disney Pixar. My brother says yes. Okay. My brother says you're just going to push a button and the movie gets made. But yes, we absolutely believe in the marriage of art and technology, and then using the heart to tell this story. It's still alive there. This film is a testament to that. Volevo chiedere al regista, perché nonostante Wade si commuova per qualsiasi cosa, anche una farfalla sul parabrezza, quando Amber gli spezza il cuore la prima volta non piange.
It was a choice that we felt was more powerful, that something internal broke, that he didn't do exactly what we've been seeing him do in the whole movie, that we thought that maybe that was the most broken that we would see him. Volevo chiedere al regista e anche ai doppiatori, c'è questa frase della canzone che dice insieme cambiamo il mondo. Volevo chiedere se il cinema lo può cambiare il mondo, visto che questo è un film che affronta tematiche così attuali, se alla fine appunto il suo scopo possa essere anche di cambiare il mondo, è quello che accade. Grazie. Cinema has changed my world. I really believe in the idea of an audience coming together, laughing together, being moved together. There's a chemistry that can happen in the cinema that creates memories that can last a lifetime. And if those memories are powerful enough, for me, it has changed my life. I remember seeing Dumbo with my mother, the Disney film, and she didn't speak English, and you know, I translated every movie for her. Every time we went to the theater, I would always be translating. Robin Hood, Kevin Costner, she loved Kevin Costner. And so I would always translate the movies, except Dumbo, I remember seeing with her, and I didn't need to translate anything. She was very moved by a song in there and the visuals, and it's a memory that I have for me, and it changed my life. So I do believe that it can change the world. Si parla qua ovviamente, no? Quando si parla, c'è un film Disney, Pixar, c'è grande tecnologia dietro. Abbiamo già parlato con un po' di tecnologia. Noi, beh, siamo nerd, smanettoni, insomma, avete capito. Vorrei però solo questo, sapere da voi cosa ne pensate di queste nuove tecnologie, anche ovviamente quelle applicate ai videogiochi. Non so se adesso Hideo Kojima sta girando, ed è la prova di tutto, sta girando il nuovo Death Stranding 2 con questa tecnologia particolare, con un cast hollywoodiano, tra le altre cose. Però vorrei capire qual è il vostro rapporto con questa nuova tecnologia cinematografica, se vi piace, se la cercate, se guardate quella tipologia di produzione. Vado, rispondo in ordine. Io anch'io assolutamente sono convinta che il cinema possa cambiare il mondo, perché è una forma d'arte, come tutte le forme, come l'arte, diciamo, il cinema è in grado di sfondare tanti muri. In più, credo che una delle cose più belle e potenti del cinema sia proprio, risida proprio nella possibilità del raccontare delle storie, e quando si raccontano delle storie, alcune di queste possono essere salvifiche e in qualche modo cambiare il mondo, magari tutto no, ma il mondo di qualcuno sicuramente, quindi penso che sì. E le nuove tecnologie sono interessata, sono incuriosita, sono affascinata, non lo so, è giusto, cioè, ci stiamo evolvendo e di conseguenza stanno cambiando tante cose e fanno parte del nuovo che sta arrivando, quindi è interessante, cioè, sarà interessante poi vedere dove ci porterà, che cosa ci porterà. Grazie mille. Io sono terrificato dalle nuove tecnologie. Credo faccia parte del processo di cambiamento, però magari qualcun altro sarà d'accordo con me. A me fa terrore il fatto che possano sostituire anche il processo creativo, soprattutto perché mi chiedo l'intelligenza artificiale poi di che cosa si nutre veramente. Alla fine l'intelligenza artificiale, qualcuno ha detto che si nutre di tutto quello che noi scriviamo e mettiamo, no, in rete, e siccome le persone che più si esprimono in rete adesso che siano proprio che abbiano a che fare con l'intelligenza, forse stiamo creando una deficienza artificiale, non lo sappiamo. Quindi no, un po' mi fa paura, però dall'altro lato mi incuriosisce e ci presto attenzione, perché anche il nostro lavoro, diciamo, al di là del cinema, al di là del doppiaggio, anche la televisione, anche il teatro, banalmente, deve fare i conti con questo cambiamento, quindi semplicemente, magari in maniera più ottimistica, sono più strumenti con i quali si può esprimere un pensiero o fare dell'arte. Quindi mi fa paura, ma allo stesso tempo mi incuriosisce. E anch'io la penso come te, sono incuriosita e impaurita, ma credo al potere di cambiamento dell'arte, del cinema, del film,
che si vede e che cambia qualcosa dentro di te e dentro di te, e quindi può anche cambiare altro nella tua vita, nella vita degli altri. Ci credo veramente fermamente, e credo che pure le tecnologie andando avanti, ad esempio, come fare a meno del teatro? Il contatto con gli attori dal vivo è qualcosa di così particolare, e l'ho verificato subito dopo la pandemia, quando noi abbiamo ripreso lo spettacolo, gli spettacoli che facevamo, le sale erano piene ed ero in ammirazione davanti al pubblico che rimaneva lì per ore con la maschera, e sapevo quanto era duro, ma venivano lo stesso. Quindi c'è questa ricerca di un contatto proprio con proprio vero con l'attore, con il teatro, con il sipario che si apre e si chiude. Io sono d'accordo con loro, sono un po' spaventato ma molto curioso. Ma sta accadendo sia nel cinema che nella fotografia che nella musica, ci sono app che scrivono testi, quindi credo che sia comunque un buon strumento che non andrà mai però a sostituire al 100% la creatività umana, perché l'empatia non è replicabile, certe cose non sono replicabili, o almeno spero, io incrocio le dita, però sarà un buon strumento per migliorarci, per sperimentare, per banalmente pensare a cose diverse, quindi io sfrutterò questa nuova cosa. Allora, c'è tanta sensibilità verso il cambiamento climatico nel film, e si chiede: la famiglia di Elmer, costretta a lasciare tutto per una tempesta di sabbia, è il simbolo dei migranti climatici? Yeah, we talked about that a lot, about, you know, we had many different stories about why people moved for the, you know, the fire family, having something from the environment destroy their world was definitely connected to that. Sicuramente è un tema molto centrale, di cui si parla anche troppo poco. Il cambiamento climatico c'è ed è realmente preoccupante. Questo film in un certo senso può aiutare, secondo me, può fare un po' da spunto di riflessione su questo, e può far nascere delle interessanti domande. Nel senso che è un tema che, su cui se ne parla tanto, ma forse non abbastanza, perché se ne parliamo e se si parla di sensibilizzazione riguardo al tema del cambiamento climatico, perché c'è ancora qualcuno che non ha messo la testa fuori dalla finestra, perché non è che c'è diluvia, oggi diluvia, qui dentro fa freddo, non solo per l'aria condizionata, fa freddo, quindi è un dato di fatto. Secondo me questo può aiutare forse più gli adulti, perché io ho molta fiducia per esempio nei bambini, siccome sono sicuro che questo film verrà visto per lo più da bambini, capiranno, cioè non avranno bisogno di insegnamenti a riguardo, perché le nuove generazioni sono molto più sensibili e coscienti rispetto a noi. Quindi mi auguro che, diciamo, i genitori che accompagnano i bambini al cinema, che poi si innamoreranno anche loro di questo film, magari vengano indirettamente sensibilizzati anche sul tema del clima. Io penso di sì, e poi penso che le catastrofe climatiche si stanno accelerando tantissimo. 20 anni fa io pensavo, ma chissà se io vedrò ciò che succederà. Adesso ho paura di non vedere cosa succederà, di non arrivarci, ma arriva molto veloce, quindi dovrebbe interessare tutti, dovrebbe sensibilizzare tutti e dovrebbe spingere a prendere atto, perché è proprio, avete visto cos'è successo in Emilia-Romagna, veramente
era impensabile 20 anni fa, 30 anni fa, quindi dobbiamo anche agire, non solo constatare. Assolutamente sì, e, vabbè, sono d'accordo con tutti loro e ci tengo a sottolineare il fatto che amo Disney e Pixar perché in ogni film trasmettono qualcosa, inseriscono messaggi, usano l'arte come veicolo per spiegare, per insegnare, per parlare un po' più di certi argomenti che magari non vengono poi così trattati, quindi assolutamente sì. Vogliamo dare un consiglio a questi giovani che si stanno avvicinando e stanno anche da autodidatta a volte, mettendo in piedi questo amore, questo lavoro? I'm sorry, what's the question? Piece of advice. Oh, a piece of advice. Sorry. I feel like so much of the work that we talk about, even what we're talking about with the themes of the film, it's just about connecting to life. And I would say live as much as you can so that it can fuel the work that you're doing. Grazie.